Dio mise alla prova Abramo. Genesi, capitolo 22, versetto 1. Lo scopo della prova. Dice la Bibbia: Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Egli rispose: Eccomi. E Dio disse: Prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Libro della Genesi, capitolo 22, versetti 1 al 3. Le prove spesso sono gli strumenti di verifica di Dio. Quasi assomigliano a degli esami che promuovono al livello successivo nel suo regno. Nel versetto citato sopra, Abramo dimostrò che il suo amore per Dio era al di sopra di tutto, e fu anche il giorno in cui Dio si presentò come Jehovah Jireh, il Signore che provvede. Solo quando eserciti la fede, scopri la fedeltà di Dio. Più confidiamo nel Signore, e più facile sarà affrontare le prove che si incontrano nella vita. Dov'è il fulcro della tua identità? Dove trovi la tua sicurezza? Quello è tante volte l'Isacco che ti verrà chiesto. Dio permetterà la prova per vedere se la tua sicurezza e la tua identità si radicano solo in Lui. Se c'è qualcosa nella nostra vita in cui poniamo tutta la nostra fiducia, Dio permetterà la prova per farci capire che quella cosa è un suo dono e quindi non è più importante di chi ce lo ha donato. Mettiamo sull'altare ciò che impedisce a Dio di compiere l'opera sua, ed Egli ci manifesterà la sua fedeltà nella nostra vita.